eravamo lasciati sull'annoso problema della sclerosi multipla e della CCS VA. Il professor Mancardi rispondeva alla signora Laura perché non passa il sistema sanitario questo intervento. In estrema sintesi, gli studi fatti in questi anni hanno dimostrato un'estrema variabilità di questo reperto, che si va dal 100% degli studi di Zamboni allo 0% in molti altri studi pubblicati sulle migliori riviste del mondo. Quindi non c'è nessuna dimostrazione che il problema esiste, peraltro questa è anche l'opinione del Consiglio Superiore di Sanità e quindi del Ministero della Salute, dove dice testualmente che non è dimostrato né l'esistenza della CCSVI né il rapporto con la sclerosi multipla. Per questo l'AISM, appunto, poi il professor Battaglia entrerà più profondamente nell'argomento, ha finanziato un grosso studio in Italia su 2000 persone per cercare di dare una risposta definitiva alle persone con sclerosi multipla per rispondere alla domanda: ma questo problema c'è o non c'è nelle persone con sclerosi multipla più dei controlli normali o meno? Quindi, dato che non è ancora dimostrata la esistenza e non è dimostrato il rapporto causale fra questo eventuale restringimento e la malattia, è chiaro che l'intervento terapeutico in questo momento non è indicato e soprattutto non può essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, perché il Servizio Sanitario Nazionale passa le cure di dimostrata efficacia che sono scientificamente provate. Qui siamo davanti a una terapia eventuale, a un trattamento la cui efficacia non è provata. E per valutarlo servirebbe una sperimentazione? Per valutarlo serve prima una sperimentazione per vedere se il problema esiste, poi dimostrato che esista, una sperimentazione per vedere se dilatare le vene è utile per le persone con sclerosi multipla, e quindi non andare all'intervento senza che ci sia stata preventivamente uno studio, una sperimentazione, come si fa con tutte le terapie del mondo. Carissimo, ci torneremo tra pochissimo. Tiziana, abbiamo una telefonata proprio su questo argomento, sclerosi multipla. Buonasera. Buonasera. Prego. Senta, io volevo sapere la nuova cura che stavate dicendo, se è efficace anche nelle persone con la sclerosi multipla con un punteggio EDSS di 9. Qua si entra nel tecnico. Alla pillola. Alla pillola. Parliamo di questa pillola che è una novità, entrata in funzione in questi giorni e forse, come diceva la signora, una speranza. Sì, questa naturalmente è una pillola, il nome del farmaco è Fingolimod, che è stata sperimentata nel corso degli ultimi 10 anni su più di 5.000 persone, quindi ha tutte le regole, diciamo, per la dimostrazione dell'efficacia, e infatti è stata approvata dall'organo europeo di controllo e poi ora anche dall'AIFA in commercio in Italia. È una pillola che in questo momento è dedicata alle persone con forme iniziali di sclerosi multipla, quindi forma ricaduta a remissione, e che hanno fallito le terapie precedenti e che, oppure che hanno una forma particolarmente aggressiva di malattia. Ora, nel caso specifico della domanda, una persona con EDSS di 9, una persona molto avanzata nella malattia, allettata, e quindi verosimilmente in fase progressiva, non c'è una dimostrazione che questa pillola serve in quella fase della malattia. È una pillola che in questo momento viene, diciamo, riservata alle forme o aggressive o iniziali di malattia che hanno fallito le terapie tradizionali, una terapia di seconda linea, insomma. Vi faccio solo vedere velocemente, scrivendo semplicemente Fingolimod in internet, quanti risultati escono, e tutti di pochissimi giorni fa, sintomo che proprio di questo argomento si sente l'esigenza e si sente proprio l'opportunità anche di parlare e di confrontarsi. Da un lato la terapia, appunto, con questa nuova cura che però, appunto, ha già passato il primo stadio, i primi stadi di sperimentazione, dall'altro invece questo metodo, un'angioplastica dilatativa sostanzialmente applicata su malati di sclerosi multipla, che non ha invece passato una sperimentazione. La notizia però di queste ultime settimane è che la Regione Emilia-Romagna ha finanziato con 2 milioni e 700 mila euro, tra mille polemiche, lo diciamo, proprio una sperimentazione. A sostegno di questa metodologia, metodo Zamboni, che appunto abbiamo già sentito, insomma, il professore dice, attenzione, è stato molto chiaro su questo, però a sostegno ci sono diverse centinaia di persone, ovviamente in questi casi la speranza a volte la fa anche da padrona, e tra i sostenitori del metodo Zamboni, cosiddetto,
C'è anche Nicoletta Mantovani Pavarotti, che ha sostenuto, e anzi credo sia presidente proprio dell'associazione a sostegno per della raccolta fondi a sostegno di questa ricerca. Sentiamo una suo spezzone, uno spezzone di intervista realizzato proprio per spiegare di cosa si tratta. La CCSVI è una malattia delle vene cervicali e toraciche studiata dal professor Zamboni dell'Università di Ferrara e indagata in collaborazione con il neurologo il dottor Fabrizio Salvi di Bologna. Viene studiata in tutto il mondo, quindi è una patologia non più solo con una ricerca nazionale, ma con una ricerca a livello mondiale. Nei malati di CCSVI, il sangue non ossigenato proveniente dal cervello e del sistema nervoso centrale fatica a arrivare al cuore a causa di ostacoli venosi e di restringimenti vari. Il 90% dei casi dei malati sclerosi multipla hanno le vene del collo e del torace occluse, a volte anche completamente. Un intervento di angioplastica dilatativa, detto PTA, ripristinerebbe il normale circolo di questo sangue e potrebbe fermare la sclerosi multipla o perlomeno attenuarne i sintomi. L'associazione chiede a gran voce il riconoscimento della CCSVI all'interno del Servizio Sanitario Nazionale e chiede che non ci siano ostacoli alla ricerca scientifica, solo la scienza infatti può dare delle risposte certe. Non possiamo neanche negare l'evidenza dei fatti, i malati di sclerosi multipla hanno in percentuale altissima le vene chiuse, quindi dobbiamo riuscire a liberarle. Solo la scienza può dare risposte certe, questa frase sicuramente la condivideranno il professor Mancardi e il professor Battaglia, ma noi abbiamo ricevuto un'altra mail durante la settimana. Bruno Tagliavini, sono un pensionato dell'autorità portuale della Spezia, ho 66 anni, abito a Spezia. Mio figlio Enrico è ammalato dal 1999. Pronto, buonasera, ci sente? Dovrebbe essere in collegamento con noi via Skype. Lei è referente, benvenuto, è referente ligure per l'associazione CCSVI nella sclerosi multipla. Qual è la sua opinione? Ha sentito che cosa dicevamo in studio con il professor Mancardi, con il professor Battaglia? Ho sentito perfettamente. E devo dire questo, che mi ricordo per una strategia da un professor Mancardi, disse che la ricerca a queste soluzioni del locali e sapevano da recenti che si conosceva appunto di queste situazioni che hanno lì. Abbiamo qualche problema nel collegamento, allora ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità e poi ritorneremo per parlare di pillola, ma anche di trapianto, sempre per quanto riguarda la sclerosi multipla, ma non ci dimentichiamo delle liste d'attesa infinite. A tra poco.